Siamo in località La Camosciara, è iconico perché in questo posto è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Sono un allevatore, ci tengo a dire pecoraio, perché in Italia e anche in Abruzzo i pastori abruzzesi si chiamano i nostri cani, perciò la definizione di pastore potrebbe anche andare, però mi piace definirmi pecoraio. Sarebbe una cosa importantissima, pare un mio sogno, di riportare gente in questi paesini, perché purtroppo si sono spopolati. L'intenzione è di dire: giovane, torna sul nostro territorio, io o altri, insieme, facendo una scuola, ti dirò come potrai fare a vivere in questi territori, senza distruggere niente, ma rispettando la natura e rispettando gli animali. Allora, io ho sentito che tu hai creato la Via dei Lupi. Sì. E di cosa si tratta? È un percorso, un trekking che da Tivoli, quindi non lontano da Roma, arriva fino al Parco Nazionale d'Abruzzo e fa un anello all'interno del parco per farlo conoscere bene. I due obiettivi per cui è stata ideata la Via dei Lupi sono promuovere appunto il territorio che attraversa con un turismo dolce, lento, come tutti i cammini. L'altra grande idea che sostiene la Via dei Lupi è quello di parlare del lupo. Siamo una piccola azienda agricola. Ci è venuto in mente di coltivare piante aromatiche a 1200 metri. È un po' strano perché le piante aromatiche hanno bisogno di climi un po' più miti. Coltiviamo mente, elicriso, salvia, malva e tante altre ancora. È una cosa che voglio sottolineare che coltiviamo la genziana lutea, da cui richiamiamo il famoso liquore di genziana, che in Abruzzo lo trovi un po' dappertutto. Non ti do la ricetta però perché è un segreto qui. Il centro storico di Bisegna è del 1002, quindi sono secoli che c'è questo rapporto tra uomo e animale. Bisegna sta in una posizione tra il bosco e il bosco. Questa è la nostra prerogativa, essere solo donne e stare in mezzo alla natura. Penso che la cosa proprio ci ha arricchito in questi anni, sì. E ci ha anche unite, devo dire. Non solo nelle passeggiate montane, ma fa anche altre cose all'interno del paese, in gruppo. Ed è la cosa più bella, perché per paesi piccoli come i nostri la comunità è importante. Quello che ci caratterizza è il legame profondo con questo territorio. E il fatto di poterlo conoscere insieme, per questo è stata la grande scoperta. Perché ognuna di noi ha aggiunto un pezzetto alla scoperta. Qui viviamo in modo piuttosto naturale. Nel passato questo paese era abitato quasi da 3.000 abitanti, oggi sono pochissimi, quindi a volte vedi tanti cervi e non incontri neanche una persona. Dal mio punto di vista vivo bene, vivo in un ambiente naturale dove è tutto abbastanza semplice. Ecco.